Ciao, sono Enzo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondo a Vukiel o Vokiel, non so come si legge, ve lo lascio scritto qua. Mi scrivevi: ciao, una domanda, al momento uso una Canon M50 e vorrei acquistare qualche obiettivo. Secondo te verso quale serie di obiettivi e attacchi dovrei dirigermi? Non ho voglia di cambiare adattatore in base all'obiettivo da usare o in base a future fotocamere, magari full frame. Ok, l'intro, poi provo a rispondere. Ok, ti rubo circa 30 secondi per ricordarti che ho finalmente aperto la mia scuola di fotografia online. Troverai tutta una serie di videocorsi, è tutto online, ma l'ho voluto anche rendere il più pratico possibile, per questo ho scelto di creare dei workshop che usciranno con cadenza mensile, nel quale ti porto con me virtualmente in diverse situazioni, per cui davvero fotografie sul campo, dove passiamo dalla fase di scatto alla fase di modifica, per cui attraverso Lightroom e Photoshop, tantissima roba, non te la sto qui a dire, però ti lascio il link qui sotto dove puoi trovare tutte le informazioni utili. Allora, Vukiel, non so come si traduca, comunque vado un po' diretto su questa risposta perché ho le idee personalmente abbastanza chiare, poi qualcuno magari mi smentirà, però dal mio punto di vista questo tipo di sistema Canon, quindi queste mirrorless della serie M6 che ho avuto per un po' di tempo, macchina molto carina, soprattutto se non è per i video, insomma, perché manca il mirino elettronico, mentre l'M50 già è un modello un po' più evoluto, già il fatto che ha un mirino elettronico secondo me è una grande cosa. Macchina molto carina, tu mi chiedi appunto quali obiettivi. Io qua sarei molto drastico, nel senso, se tu già mi parli di full frame, per cui se hai in mente di fare un eventuale passaggio a un altro corpo macchina un domani, quando sarà, io avrei due suggerimenti a riguardo. Il primo, ti tieni l'M50 e investi unicamente su obiettivi proprio pensati per questo tipo di corpo. Lo so, ci sono dei kit, questi gli zoom che mettono a disposizione per queste fotocamere, che non sono proprio eccezionali, però di fatto si adattano molto bene a quello che è il corpo, a quella che è l'ergonomia di questi modelli di fotocamera. Appunto, io questa cosa di anelli adattatori, soprattutto in questi corpi così piccolini, secondo me vai a creare degli accrocchi che, insomma, ti sbilanciano un po', ti fanno un po' penare poi, dal mio punto di vista. Sicuramente ci sono anche degli ottimi obiettivi nel reparto lenti fisse, non sono tantissimi, parlando appunto di attacchi proprio dedicati. C'è, se non sbaglio, cos'è, il 22 mm, che è molto carino, l'ho avuto quello pure per un po' di tempo. Bella qualità, un bell'obiettivo. Tra l'altro, quando ho avuto modo di andare all'ultima fotochina, ho anche provato proprio questa accoppiata, quindi la Canon M50 insieme a questo 33 mm f non mi ricordo cosa. L'unica cosa, non so perché, non riuscivo a mettere a fuoco niente, proprio non mi agganciavo i soggetti, boh, magari c'era qualche impostazione falsata. Non voglio darne una brutta impressione perché era un modello lì, sai, buttato lì, messo di prova, insomma, chissà quante persone ci hanno smanettato, magari hanno anche toccato diversi comandi, quindi non lo so. Dovresti magari cercare qualche recensione al riguardo, magari se qualcuno ha qualche obiettivo di questi, tipo il 33 mm appunto per questo attacco Canon, magari se vuole ci fa sapere sotto un po' come si comporta. Ti dicevo, questa è la prima opzione, per cui ti tieni la cara M50 e investi su queste ottiche proprio dedicate. Seconda scelta, secondo me, anziché pensare anelli adattatori e cose, io cambierei direttamente sistema, ma proprio di sana pianta. Venderei proprio il corpo macchina, passerei direttamente a qualcos'altro, perché investire su anelli adattatori, poi fare di questi accrocchi, io non so che cosa avevi in mente, parlando di full frame, se parli sempre del sistema mirrorless Canon, lì io non so, o aspetterei magari quindi di vendere, di mettere da parte un po' di soldi, insomma, e comprare direttamente un'altra Canon o quella che sarà, ti ripeto, oppure investirei su questo sistema, che, ti ripeto, dal mio punto di vista rimane un circuito abbastanza chiuso, anche perché la butto lì, è un po' un'impressione, un po' per come va il mercato, non che lo segua particolarmente, ma essendo uscita da poco la Z50, quindi la parte APS-C rispetto alla Z6 e Z7 di Nikon, appunto, io penso che tra un po' uscirà anche qualche modello un po' più professionale, magari anche per quanto riguarda Canon, quindi una APS-C mirrorless magari che vada un po' a tappare quella lacuna, se vogliamo, insomma, in questa parte del mercato. Non so se uscirà mai, se è vero o no, insomma, così un'ipotesi buttate lì. Per il resto, niente, come al solito, ditemi la vostra sotto nei commenti, se avete altre domande scrivete pure qui sotto, e per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!